Tenuta presidenziale di Castel Porziano. Qui oggi si incontrano studenti ma anche politici e tecnici per capire come questo valore insieme agli ecosistemi che sono da poco entrati nella Costituzione devono essere tutelati e protetti nell'interesse delle generazioni future. Ma si è parlato anche di come questo luogo è sempre più aperto ai cittadini. Sentiamo le interviste che abbiamo raccolto e poi linea lo studio. La tutela della biodiversità è un passo importante verso la transizione ecologica. Vi è più adesso dopo l'inserimento del principio di tutela dell'ambiente e di biodiversità in Costituzione? Parliamo di PNRR, siamo perfettamente puntuali, tutto quello che abbiamo scritto nel programma sta avvenendo, c'è molto che riguarda la biodiversità, no? isole, parchi, insomma siamo in rinaturazione del fiume Po. Bisognerà probabilmente addirittura aumentare l'impegno perché sta diventando pressante a livello internazionale, quindi visto che il pianeta sta andando così bene chissà che non riusciamo anche a fare di meglio. C'è bisogno di far crescere la consapevolezza soprattutto fra le giovani generazioni, perché le giovani generazioni possono come dire, creare pressione sugli adulti, sui decisori politici per affrontare una questione che ha urgenza di essere affrontata. La crisi della biodiversità. E importante come quella dei cambiamenti climatici. Oggi noi siamo qua per parlare di biodiversità, ma la biodiversità riguarda anche la cultura, l'istruzione, la formazione, la capacità di avere questa capacità di comprendere, cioè di prendere insieme e apprezzare le diverse forme di espressione. Questa è la nuova scuola. Una scuola che permetta a un paese che sarà diverso perché ci sarà molto più bisogno di biodiversità e anche di molteplicità delle culture e di poter fare il nuovo paese, un paese più aperto, più inclusivo. Ma anche più affettuoso. La tenuta di Castelporsiano col presidente Sergio Mattarella si è aperta. Si è aperta al pubblico, alle fasce fragili, ai bambini delle case famiglia, agli anziani, e ai disabili che vengono qui a vivere una vera vacanza. Si è aperta sempre più alla ricerca: insomma, uno spazio inclusivo per tutti coloro che curano il piatinità e per tutti coloro che possono trarne beneficio.